Sulle sponde del fiume è scesa la notte e una ninfa aspetta da molto tempo l'occasione di accoppiarsi. Questa piccola creatura che trascorre 3 anni di vita sotto forma di ninfa è un'effimera. Solo in Estremo Oriente ne esistono circa 80 specie. Dopo la metamorfosi, le effimere danzano. Questi maschi stanno partecipando a una vorticosa festa da ballo. Danzano con tutto l'impegno possibile. Stanno cercando di attirare l'interesse delle femmine. L'accoppiamento avviene in volo, in un baleno. Le effimere si lanciano subito nei rituali della riproduzione in grandi gruppi e appena dopo aver sviluppato le ali. Il motivo di questo comportamento va ricercato nella scarsa attitudine al volo. Devono volare appena effettuata la muta. Questo è il loro primo volo. Non c'è da stupirsi che molte cadano nelle trappole preparate dai predatori andando incontro a una tragica fine. Con una vita così breve, queste effimere non hanno tempo da perdere nelle esercitazioni di volo. Per sfuggire ai predatori, volano in grandi sciami. E la loro danza, così spettacolare, è, per chi ha occasione di vederla, un'opportunità da non perdere. Le effimere dedicano l'intera breve vita alla riproduzione. Infatti, quando raggiungono lo stadio adulto, rimane solo una traccia dell'apparato buccale. La bocca degenera, in modo che possano concentrarsi solo sull'attività riproduttiva. La riproduzione è l'unico motivo e scopo della loro esistenza. Dopo l'accoppiamento, le effimere producono grandi quantità di uova. Ma i predatori minacciano questi insetti anche nei loro ultimi istanti di vita. L'unico modo per garantirsi una discendenza è affidarsi alla quantità. Le effimere usano tutta l'energia rimasta per deporre in acqua il maggior numero di uova fecondate prima di morire. Diventano quasi tutte cibo per i pesci. Ma se anche un numero minimo di uova fecondate sopravvive, le effimere non saranno morte invano. Nell'eterna danza della vita e della morte, ogni sera le effimere innamorate abbelliscono il cielo notturno con il battito delle loro ali. Le effimere sono sul nostro pianeta da 330 milioni di anni e il segreto della loro sopravvivenza fino ai nostri giorni potrebbe essere proprio il loro rituale di accoppiamento.